Ciao a tutti, oggi parliamo di un mix di spezie che viene dagli Stati Uniti. Parliamo di quello che gli americani chiamano il rub cajun e che è anche conosciuto con il nome di mistura creola. Allora, il paese da cui proviene è la Louisiana, che ha una storia molto particolare. E viene fondata da un francese, poi subisce un'ulteriore colonizzazione da parte di un gruppo di francesi che vengono cacciati dagli inglesi dal Canada e si stabiliscono qui, quindi portando le tradizioni della cucina francese. Poi arriverà questa cultura, si mescola con la cultura degli afroamericani e poi verso la seconda metà del XVII secolo il paese viene conquistato dagli spagnoli, che porteranno molti immigrati e che soprattutto obbligheranno gli abitanti a commerciare solo con la Spagna. Quindi qui si forma questa cultura. Le parole cajun e creolo in realtà non sono dei sinonimi, perché si riferiscono a due momenti diversi della storia di questo paese e anche a due momenti diversi della cucina, che poi si intrecceranno a formare un'unica cultura, che è quella che conosciamo oggi e che oggi è diventata molto di moda, soprattutto negli street food, con il termine di soul food, il cibo dell'anima. È una miscela abbastanza semplice, piuttosto intensa, che fonde appunto queste diverse culture, perché ci troviamo delle erbe secche, l'origano e il timo, troviamo la paprika e il peperoncino che appartengono alla cultura spagnola e poi naturalmente l'onnipresente pepe e il sale. Ecco, intanto ho preparato le spezie che adesso andremo a macinare. Come vedete, aglio, cipolla disidratati, pepe nero, origano, timo, paprika e un po' di peperoncino. Rispetto alle dosi tipiche indicate dalle ricette della cucina cajun e creola, ho diminuito un po' la quantità di peperoncino e poi il sale. In un altro video poi vi spiegherò perché ho usato queste spezie intere e non macinate. A dopo! Ecco, mettiamo tutte le spezie in un macinino. Questo è un vecchio macinino da caffè, molto semplice, e in un attimo vedrete che andiamo a tritare la nostra miscela. Oggi con questo mix di spezie cajun o miscela creola prepariamo un piatto molto tipico dello street food ancora oggi, che è il jambalaya. Jambalaya è un piatto che si fa con carne, pesce o con entrambi. Ci sono pochi elementi invece fissi, che sono le tre verdure, che sono chiamate verdure creole: cipolla, peperone e sedano. E poi c'è un elemento che viene dalla tradizione spagnola, il chorizo, che è una salsiccia dal gusto affumicato e piccante, che però potete sostituire anche con a vostro piacimento. Io ho usato dei pezzettini di speck che danno quindi quell'affumicato. Prima cosa, metto in un tegame con un po' d'olio, metto poi le verdure. Unisco i pomodori, che sono una variante, se ne trovano versioni con e senza il pomodoro, a noi piace, quindi lo aggiungiamo, e lasceremo cuocere per una quindicina di minuti così, con coperchio. Se siete sul foro, sul gas oppure sul grill, chiudete. A 15 minuti poi aggiungeremo del brodo, vedremo le spezie. Eccoci, adesso è il momento delle spezie. Mettiamo due o tre cucchiaini
aggiungiamo il brodo vegetale, abbiamo messo anche le teste dei gamberi e poi il riso. In effetti questo piatto richiama un po' la paella ed infatti nasce proprio quando i coloni spagnoli arrivano nella Louisiana e cercano di riprodurre un po' la paella con gli ingredienti del posto. Ecco qua, la lasciamo e chiudiamo. Ecco, ci sono passati circa 5 minuti da quando abbiamo messo il riso e il brodo. Già il profumo è straordinario perché le spezie si sono entrate un po' nel riso, nelle verdure. Non ci manca che mettere il pesce. Noi avevamo un po' di cozze che danno anche un po' di colore, richiamano la paella, e poi i gamberi. Abbiamo deciso di fare questo piatto fondamentalmente a base di gamberi. Una giratina e lasciamo a questo punto che il piatto termini la cottura. Chiudiamo. Bene, ora il piatto è pronto. È un piatto, una sorta di zuppa, non un risotto, quindi deve avere una consistenza più morbida del nostro risotto. A questo punto è veramente pronto.